Cosa hai sentito? Un frastuono e poi sentivo gli allarmi, però nessuno avrebbe immaginato, insomma, una cosa così. A che ora? Verso le 4, se non sbaglio. Colpo nella notte alla filiale di UBI Banca di Olmo, immediata periferia aretina. In azione una banda di professionisti che prima ha fatto saltare il bancomat e poi, utilizzando un'auto rubata come ariete, ha sfondato l'ingresso dell'istituto. I malviventi sono entrati in azione attorno alle 4 e in una manciata di minuti sono riusciti a mettere a segno il colpo, dandosi alla fuga con un bottino di quasi 50.000 euro. Purtroppo qui non temano più nulla, qui non c'è telecamere, non c'è mezzi, non c'è niente da fare. Secondo una prima ricostruzione, la banda con una Fiat 500 rubata qualche giorno fa a Rigutino prima si è lanciata in retromarcia contro la vetrata d'ingresso della banca sfondandola. Una volta creato il varco, i banditi sono entrati all'interno dell'istituto concentrando sin da subito le loro attenzioni sulla cassa del bancomat che era stata caricata da poche ore in vista dei prelievi del fine settimana. Per farla saltare in aria avrebbero utilizzato della polvere da sparo, dell'acetilene. Sinceramente qualcuno mi ha detto, ha pensato a un incidente, non arrivavano mai a pensare una cosa del genere. A questo punto la fuga con l'intero contenuto, circa 48.000 euro. Al momento dei banditi, che sarebbero scappati a bordo di un'altra auto, nessuna traccia. La squadra mobile della questura di Arezzo, guidata dal dottor Francesco Morselli, sta portando avanti le indagini. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sul posto questa mattina anche i vigili del fuoco. Era rimasto pericolante il vetro di fianco all'entrata principale e la porta stessa d'ingresso.